Piero De Cristinzi, allora parte un nuovo anno, possiamo dire subito che sarà un anno importante perché nel prossimo mese di giugno, mi pare il 3, che cosa è previsto? Previsto la partita nazionale ante il 21, come già preannunciato dal presidente federale Gravina in occasione della festa del calcio, c'è quasi la conferma, aspettiamo soltanto che vengano effettuati alcuni lavori allo stadio, però lo stadio sembra che ultimamente, insomma, ha ritrovato anche un poco di luce con la società del Campobasso, altre cose bisogna farle. C'è il tempo giusto per poter organizzare un importante appuntamento. L'avversario dovrebbe essere un avversario di prima fascia, molto importante, e anche un appuntamento dove, dopo le scelte di Mancini per quanto riguarda la nazionale maggiore, sicuramente l'Ante 21 sarà arricchita da quegli elementi che nella nazionale maggiore non hanno trovato spazio, perché lui attualmente ha una rosa di 27-28 calciatori che vuole portare agli europei, ma 23 saranno quelli che effettivamente parteciperanno. Certamente, quindi un appuntamento di prestigio per tutto il movimento calcistico molisano che comunque finora, insomma, almeno per quel che riguarda quest'anno, ha espresso anche dei valori. Mi riferisco al campionato d'eccellenza, ma mi riferisco soprattutto al campionato di promozione, perché probabilmente quest'anno è molto più agguerrito, molto più difficile il campionato di promozione. Certamente, il campionato di promozione quest'anno che ha 18 squadre, ci sono tante formazioni che vogliono ritornare nel massimo campionato regionale, è molto indeciso e sarà credo indeciso per la vittoria finale fino alla fine. Poi c'è anche la fascia dei playoff, praticamente molto importante perché va ad accreditare un numero di squadre maggiore per il passaggio di categoria e questo praticamente fa sì che agonisticamente è un campionato molto molto valido, credo uno dei migliori delle ultime stagioni. Sicuramente, in eccellenza c'è stata qualche defiance, squadre che in qualche maniera non si sono iscritte, quindi le due squadre ripescate poi hanno avuto sicuramente dei problemi perché non riescono proprio a far punti e quindi questo insomma, ha in qualche maniera indebolito anche il discorso tecnico del torneo d'eccellenza. Sì, come dicevi tu, un campionato dove ci sono stati dei ripescaggi di squadre che almeno ai lastri di partenza dimostravano una grande volontà, poi nel confronto durante la stagione si sono trovate in grande difficoltà, però bisogna anche dire che stanno onorando il campionato nel miglior modo possibile, certamente non con i risultati, però quanto una squadra ha delle difficoltà che non riesce a vincere una partita, la cosa più facile è che anche abbandoni, invece questi vogliono e hanno espresso volontà di andare avanti, insomma, fino alla fine della stagione danno la certezza di una certa regolarità. Venuto meno anche un grosso centro che era partito con propositi completamente diversi, che è il Termoli, che è un centro che merita sicuramente qualche cosa anche più di quello che è il massimo campionato regionale. E ci sono delle formazioni come il Venafro, il Treppini, il Comprensorio Vairano, dove stanno giocando e stanno disputando un ottimo campionato, unitamente a qualche altra formazione che da sempre praticamente svolge il campionato di eccellenza con la massima attenzione. E il risultato finale è ancora incerto e la speranza è che ci sia un girone di ritorno che incomincerà con la prossima partita, dove sicuramente anche dal punto di vista agonistico il campionato di eccellenza ci può dare qualche cosa in più. Ecco, un'ultima cosa, fra un mese circa la finale della Coppa Italia regionale, il Treppini probabilmente lo aspettavamo in finale, invece è davvero una sorpresa le Acli Campodipietra che tra l'altro stanno disputando davvero un ottimo campionato.
e anche diciamo di più, da parte che c'era una formazione di primissima qualità, hanno puntato molto sulla Coppa, ma anche sul campionato, oramai sono nell'area playoff da più di qualche domenica e si prospetta lo stesso una finale secca come al solito, di grande prestigio, e dove chi vincerà questa finale sicuramente cercherà di fare bene anche per quanto riguarda la fase nazionale. Non è escluso che una delle due società o tutte e due abbiano puntato molto anche a una possibilità di passaggio di categoria tramite la fase nazionale della Coppa Italia. Senti, ma la finale a questo punto dove si disputerà? E soprattutto si disputerà su un campo sintetico, perché l'anno scorso, insomma, a Lancellotta alla fine anche le premiazioni si sono svolte nel fango. Certamente, teniamo un problema, noi vorremmo disputarla su un campo in sintetico. Trivento attualmente ha problemi con la tribuna, non credo che ci sono le condizioni per poter andare a Trivento. Aspettiamo con ansia che ci sia praticamente il campo di Verafra, che stanno rifacendo il fondo in sintetico, che potrebbe essere la sede opportuna, essendo che le due squadre giocano tutte e due sul sintetico. Però questo lo faremo a breve, nei prossimi giorni, in comune accordo con le due società, perché è la prima domenica di febbraio che si disputerà la finale, e stabiliremo con loro qual è la soluzione migliore. Isernia, certamente un bello stadio, ha tutto per poter ospitare la finale, il fondo lascia molto a desiderare. Va bene, Presidente, allora buon calcio, buon anno e buon calcio a tutti. Grazie, un buon anno a tutti quanti, a tutte le società affiliate, a tutti i tesserati, ai tecnici, agli arbitri, a tutto il mondo calcistico molisano, ma un grazie e un buon anno anche a voi di Telemolise, che fate tanto anche per evidenziare quello che è l'attività calcistica della nostra regione, che è diventata anche un'attività sociale di grosso spessore, riconosciuta un poco da tutti.